La piccola fadette di George Sand. Capitolo 1. Gli affari di papà Barbeau de Lacoste non andavano affatto male e il posto che occupava nel consiglio comunale della sua città ne era la prova. Possedeva due campi che nutrivano tutta la famiglia e gli facevano persino ricavare qualche profitto. Raccoglieva nei suoi prati fieno a carrettate e, con l'eccezione di quello che cresceva lungo il ruscello, un po' ingombrato dai giunchi, nella zona il suo foraggio aveva fama di essere di prima qualità. La casa di papà Barbeau, ben costruita, coperta di tegole e situata in posizione elevata, disponeva di un orto assai redditizio e di una vigna di 6 giornate. Un bel frutteto, o verziere, come si dice dalle nostre parti, si stendeva dietro il granaio e produceva frutti in abbondanza, prugne, pere, sorbe e ciliegie tenerine, per non dire dei noci di bordura, che erano i più vecchi e i più grossi che si potessero vedere per 2 leghe all'intorno. Papà Barbeau era un uomo volenteroso, di buon cuore e tutto dedito alla famiglia, senza per questo essere ingiusto con vicini e parrocchiani. Aveva già 3 figlioli quando mamma Barbeau, accortasi di avere salute e amore anche per 5 e che bisognava sbrigarsi perché gli anni passavano, pensò di dargliene una coppia in una volta sola. 2 bei bambini, così somiglianti che non li si sarebbe distinti l'uno dall'altro, insomma dei veri gemelli, fatti e sputati. Comare Sagette, che li raccolse nel suo grembiule quando vennero al mondo, non tralasciò di fare una piccola croce con l'ago sul braccio del primo nato, perché, diceva, si fa presto a confondere una striscia di nastro con una collana e perdere in tal modo il diritto alla primogenitura. Quando il bambino si fosse fatto più forte, disse ancora, bisognava fargli un segno che non si potesse cancellare, e il suo consiglio fu seguito. Il primo nato fu chiamato Sylvain, subito soprannominato Sylvinet, per distinguerlo dal fratello maggiore che gli aveva fatto da padrino. Il secondo nato mantenne invece il nome datogli al battesimo, Landry, perché lo zio, che era il suo padrino, conservava ancora in età adulta il diminutivo di Landriche. Papà Barbeau fu un po' sorpreso quando, di ritorno dal mercato, vide spuntare dalla culla 2 testoline. «Oh, oh!» esclamò. «Abbiamo una culla troppo stretta. Domani mattina mi toccherà allargarla». Si era ingegnato a imparare di suo un po' di falegnameria e metà dei mobili di casa li aveva costruiti con le proprie mani. Non se ne preoccupò quindi oltre e andò ad assistere la moglie che, dopo aver bevuto un bel bicchierone di vino caldo, si sentì meglio. «Hai fatto le cose a puntino, moglie mia», le disse papà Barbeau, «e a me non resta che farmi coraggio. Ecco 2 figli in più da sfamare, se ve ne fosse stato bisogno. Vorrei dire che non dovrò mai stancarmi di coltivare la terra e di allevare bestiame. Sta tranquilla, lavorerò, ma la prossima volta non darmene 3, perché sarebbe troppo». Mamma Barbeau si mise a piangere e papà Barbeau se ne afflisse un poco. «Calma, calma», disse, «non devi fartene un cruccio, mia cara, non l'ho detto a mo' di rimprovero, al contrario, voleva essere un ringraziamento. Questi nostri 2 figli sono belli, ben fatti e senza alcun difetto nel corpo, e io ne sono contento». «Ahimè», rispose la moglie, «so bene che non me li rimproveri, marito mio, ma io sono in pena perché mi hanno detto che non c'è niente di più azzardato e di più difficile che crescere 2 gemelli». Si fanno reciprocamente torto e quasi sempre bisogna che uno muoia perché l'altro possa stare bene. «Su, via!» intervenne il padre. «Ma sarà poi vero? Per quel che mi riguarda, sono i primi gemelli che vedo. Il caso non è affatto frequente. Ma ecco comare Sagette che se ne intende e che ci dirà cosa ne pensa». Chiamata in causa, comare Sagette rispose: «Fidatevi di me. Questi 2 gemelli camperanno a meraviglia e non si ammaleranno più che gli altri bambini. Sono 50 anni che faccio il mestiere di levatrice e che vedo nascere, vivere o morire tutti i bambini del distretto. Non è certo la prima volta che aiuto a venire al mondo dei gemelli. Innanzitutto la rassomiglianza non ha niente a che fare con la salute. Ve ne sono che non si somigliano più di voi e di me. E spesso capita che uno sia forte e l'altro debole, che uno viva e l'altro muoia. Ma guardate i vostri, sono tutti e 2 tanto belli e ben conformati come se ognuno fosse figlio unico. Non si sono dunque fatti reciproco danno nel seno della madre.
Sono venuti alla luce entrambi senza farla troppo soffrire e senza soffrirne da parte loro. Sono straordinariamente graziosi e non chiedono che di vivere. Consolatevi dunque, mamma Barbò, sarà un piacere vederli crescere, e se continuano così, soltanto voi e quelli che li vedranno ogni giorno potranno distinguere una qualche differenza. Si direbbero due rondinotti appena usciti dal guscio, così teneri e somiglianti che solo mamma rondine saprebbe riconoscerli. Alla buon'ora, esclamò papà Barbò, grattandosi la testa. Però ho sentito dire che i gemelli si affezionano talmente l'uno all'altro che quando vengono separati non possono sopportarlo, e che perlomeno uno dei due si lascia consumare dal dolore fino a morirne. È la verità, disse comare Saget, ma ascoltate le parole di una donna esperta e non le dimenticate, perché quando i vostri figli avranno l'età di lasciarvi, io non sarò forse più in questo mondo a consigliarvi. Fate dunque attenzione. Appena i gemelli cominceranno a riconoscersi, non lasciateli sempre insieme. Conduceteli l'uno al lavoro mentre l'altro baderà la casa. Quando l'uno andrà a pescare, mandate l'altro a caccia. Quando l'uno sorveglierà le pecore, fate che l'altro vada a vedere i buoi. Se darete da bere vino all'uno, date all'altro un bicchiere d'acqua e viceversa. Non li sgridate o castigate tutti e due insieme, non vestiteli allo stesso modo. Quando l'uno avrà un cappello, l'altro abbia il berretto. E soprattutto che le loro camicie non siano mai dello stesso azzurro. Insomma, con tutti i mezzi che potrete escogitare, badate che non si confondano a vicende, che non si abituino a fare meno l'uno dell'altro. Tuttavia, temo che quel che dico verrà messo nel dimenticatoio. Eppure, se non mi ascolterete, un giorno dovrete rimpiangerlo amaramente. Le parole di comare Saget erano d'oro zecchino e furono credute. Così, dopo averle promesso che i suoi consigli sarebbero stati seguiti, le si fece un bel regalo e le si diede commiato. E poiché si era vivamente raccomandata che i gemelli non fossero nutriti con lo stesso latte, si mandò subito a cercare una balia, ma non fu possibile trovarne una del posto. Mamma Barbò, che non aveva previsto due figli e che aveva nutrito al seno tutti gli altri suoi nati, non si era premunita. Bisognò così che papà Barbò andasse a cercarla nei dintorni. Nel frattempo, giacché non si poteva certo lasciar soffrire i piccoli, la madre diede il seno all'uno come all'altro. La gente delle nostre parti non ha fretta di decidere e per quanto ricca sia deve sempre mercanteggiare un po'. Era risaputo che papà Barbò aveva di che pagare e si pensava che la madre, non più nella sua prima giovinezza, non potesse provvedere a due neonati senza esaurirsi. Tutte le nutrici che papà Barbò riuscì a trovare gli chiesero dunque 18 lire al mese, né più né meno che se si fosse trattato di uno di città. Papà Barbò avrebbe voluto darne non più di 12 o 15, ritenendo che fosse già molto per un contadino. Corse da tutte le parti e contrattò un po' senza concludere nulla. Non c'era poi molta fretta, dal momento che due bambini tanto piccoli non potevano affaticare la madre, ed erano così in salute e tranquilli, e strillavano così poco che davano da fare come se in casa ce ne fosse uno solo. Se l'uno dormiva, dormiva anche l'altro, e poiché papà Barbò aveva accomodato la culla, quando piangevano entrambi li si ninnava, e li si calmava tutti e due allo stesso tempo. Papà Barbò finì per accordarsi con una balia per 15 lire, e non rimaneva che precisare i dettagli, quando la moglie gli disse: «Bah, marito mio, non vedo perché dovremmo spendere 180 o 200 lire l'anno, come se fossimo dei signori, o io non avessi più l'età per nutrire i miei figli. Ho latte in abbondanza. I nostri bambini hanno già un mese, e tutti possono vedere che godono di buona salute. La balia Merlot, che vorresti dare a uno dei due, non è sana e forte la metà di quanto lo sia io, e il suo latte ha già 18 mesi». Non è quel che ci vuole per un bambino tanto piccolo. La Saget ci ha detto di non dare ai gemelli lo stesso latte perché non si affezionassero troppo l'uno all'altro, ma se è vero che l'ha consigliato, non ha anche detto che bisognava che avessimo buona cura di entrambi, perché, dopo tutto, i gemelli non sono forti come gli altri bambini? Preferisco che i nostri si amino troppo, piuttosto che sacrificare l'uno all'altro. E poi, quale metteremo a balia? Ti confesso che proverei lo stesso dolore nel separarmi dall'uno come dall'altro. Posso ben dire che ho amato tutti i miei figli, ma non so come questi sono i più garbati e graziosi che abbia tenuto tra le braccia.
Sento per loro qualcosa che mi fa sempre temere di perderli. Ti prego, marito mio, dimentichiamo la balia e per il resto facciamo tutto quello che ci ha raccomandato la sagette. E poi, come può essere che due poppanti si affezionino troppo l'uno all'altro, quando sarà già tanto se distingueranno le mani dai piedi nel momento in cui saranno svezzati? Quel che dici non è sbagliato, rispose papà Barbot, guardando la moglie ancora fresca e forte, come se ne vedono poche. Ma se a mano che i bambini cresceranno la tua salute ne risentisse? Ah, non aver paura, disse mamma Barbot. Mi sento l'appetito dei miei 15 anni. E d'altra parte, se mi sentirò esaurita, ti prometto che non te lo nasconderò. Ci sarà sempre tempo per allontanare dalla nostra casa uno di questi poverini. Papà Barbot si arrese, tanto più che non gli dispiaceva evitare spese inutili. Mamma Barbot nutrì i suoi gemelli senza lagnarsi e senza risentirne, anzi, godeva di tanta salute che prima che fossero passati 2 anni, da che aveva svezzato i gemelli, diede alla luce una bella bambina, cui diede il nome di Nanette e che nutrì col proprio latte. Ma era un po' troppo, e forse non ce l'avrebbe fatta se la figlia maggiore, che aveva appena avuto suo primo bambino, non le fosse venuta di tanto in tanto in aiuto dando il seno alla sorellina. In questo modo la famiglia crebbe e presto brulicò al sole. I piccoli zii e le piccole zie insieme ai nipotini e alle nipotine, e non si sarebbe davvero potuto rimproverare gli uni di essere molto più turbolenti o più ragionevoli degli altri. Capitolo 2. I gemelli crescevano a meraviglia e non erano più malati di qualunque altro bambino. Per di più avevano un carattere così buono e dolce che si sarebbe detto non soffrissero al pari degli altri per la crescita o la dentizione. Erano biondi e biondi rimasero per tutta la vita. Di bell'aspetto, con grandi occhi azzurri, spalle ben modellate, corpo dritto e ben strutturato. Erano di statura più alta e di portamento più fiero dei coetanei. E la gente dei dintorni, che passava per la COS, non mancava di fermarsi a guardarli, meravigliandosi della loro somiglianza. Sono proprio due bei ragazzi, dicevano nell'andarsene. Così i gemelli si abituarono presto a essere esaminati e interrogati e crescendo non divennero né timidi né goffi. Erano a proprio agio con tutti e invece di nascondersi dietro i cespugli, come fanno i bambini delle nostre parti quando vedono un forestiero, affrontavano il primo venuto, ma sempre molto educatamente e rispondevano a tutte le domande senza abbassare il capo o farsi pregare. Al primo sguardo non si notava alcuna differenza tra di loro, tanto che si sarebbe creduto di vedere due gusci d'uovo della stessa covata. Ma se li si osservava per un buon quarto d'ora, si vedeva che Landry era di una briciola più grande e più forte. Aveva i capelli più folti, il naso più pronunciato, l'occhio più vivo. Anche la fronte era più larga e l'aria più decisa, e persino un neo che suo fratello aveva sulla guancia destra. Landry l'aveva sulla sinistra e più marcato. Perciò la gente del posto riusciva a distinguerli, anche se occorreva loro un buon momento e all'imbrunire o a una certa distanza si sbagliavano quasi tutti, tanto più che i gemelli avevano la stessa voce e sapendo benissimo che li si poteva confondere, rispondevano l'uno al nome dell'altro, senza darsi pena di avvertirvi dell'errore. Qualche volta si imbrogliava persino papà Barbò. Solo la madre, come aveva predetto comare Sagette, non si sbagliava mai, fosse anche in piena notte e a qualunque distanza li scorgesse o li si sentisse parlare. In realtà l'uno valeva l'altro, e se Landry aveva una parvenza di letizia e di coraggio più del gemello primo nato, Sylvinet era così garbato e sensibile che non lo si poteva amare di meno. Per 3 mesi si cercò di impedire che si attaccassero troppo l'uno all'altro. E 3 mesi sono molti in campagna per mantenere una pratica contro la consuetudine. Ma da un lato non sembrava sortisse un grande effetto. Dall'altro il signor curato aveva detto che comare Sagetta era una scriteriata e che quel che il buon Dio aveva stabilito per legge di natura non poteva essere disfatto dagli uomini. Così a poco si dimenticò tutto quello che ci si era ripromessi di fare. La prima volta che tolsero ai gemelli la camiciola per condurli a messa in calzoncini, li vestirono con l'identica stoffa, visto che per la confezione si era usata la stessa gonna della madre,
E anche il taglio era lo stesso, dal momento che il sarto della parrocchia non ne conosceva due stili diversi. Col passare degli anni fu chiaro che avevano lo stesso gusto in fatto di colori, e quando zia Rosette volle regalare una cravatta a ciascuno in occasione del Capodanno, scelsero tutti e due una cravatta lilla dal merciaio ambulante che offriva la merce di porta in porta sulla groppa del suo cavallo da tiro. La zia chiese se l'avessero fatto perché volevano essere sempre visti allo stesso modo. Ma i gemelli non si spingevano così lontano. Silvine rispose che era il colore più bello e il disegno più carino tra le cravatte che c'erano nel fagotto del mercante, e subito dopo Landry assicurò che tutte le altre erano davvero brutte. «E del colore del mio cavallo che ne pensate?» chiese il mercante sorridendo. «Orribile!» sentenziò Landry. «Somiglia a una vecchia gazza!» «Bruttissimo!» confermò Silvine. «In tutto e per tutto una gazza spennacchiata!» «È chiaro», disse il mercante alla zia con aria assennata, «che questi ragazzi hanno le stesse vedute. Se l'uno vede giallo quel che è rosso, subito l'altro vede rosso quel che è giallo, e non bisogna contrariarli. Pare che quando si tenta di impedire ai gemelli di considerarsi come la doppia impronta di un unico disegno, diventino scimuniti e non sanno più ciò che dicono». Il merciaio si esprimeva in quel modo perché le cravatte lilla erano maltinte ed era ben felice di venderne due alla volta. Le cose andarono avanti così. I gemelli si vestivano nell'identico modo, tanto che lì si confondeva ancora più spesso e, vuoi per malizia infantile, vuoi in virtù di quella legge di natura che il curato credeva impossibile disfare, quando l'uno si rompeva la punta dello zoccolo, subito l'altro scorticava il proprio dello stesso piede. Se l'uno lacerava l'abito e il berretto, l'altro non tardava a farsi uno strappo uguale, tanto che si sarebbe pensato a un medesimo incidente. E se si chiedeva loro di render conto dell'accaduto, i gemelli se la ridevano con aria fintamente innocente. Fosse bene o male, il legame che c'era tra loro si faceva più stretto col passare degli anni. Appena furono in età di ragionare un po', si dissero che non riuscivano a divertirsi con gli altri ragazzi se mancavano dei due. E una volta che il padre tentò di tenerne uno presso di sé per tutta la giornata, intanto che l'altro restava a casa con la madre, tutti e due divennero così tristi, pallidi e svogliati nel lavoro da far credere che fossero malati. Quando poi si ritrovarono a sera, se ne andarono per i viottoli mano nella mano e non avrebbero voluto più rientrare, tanto avevano piacere di stare insieme, anche perché tenevano un po' di broncio ai genitori che avevano causato loro quella pena. Non si tentò una seconda prova, perché bisogna dire che il padre e la madre, così come gli zii e le zie, i fratelli e le sorelle, avevano per i gemelli un affetto che a volte rasentava l'indulgenza. A forza di sentirseli lodare, ne andavano fieri. Erano due bambini tutt'altro che brutti e non erano neppure sciocchi o cattivi. Di tanto in tanto, papà Barbò si preoccupava un po' di quel che poteva derivare, una volta fattisi adulti, da quella loro abitudine di stare sempre insieme, e rammentandosi le parole di comare Sagette, si sforzava di stuzzicarli per renderli gelosi l'uno dell'altro. Se commettevano una marachella, ad esempio, tirava le orecchie a Silvinè dicendo a Londrì: «Per questa volta ti perdono, perché di solito sei il più giudizioso». Ma vedendo che il fratello veniva risparmiato, Silvinè si consolava dell'avere le orecchie in fiamme, mentre Londrì piangeva come fosse stato lui a ricevere il castigo. Si tentò anche di dare a uno soltanto qualcosa che desideravano entrambi, ma se era una cosa buona da mangiare la dividevano subito a metà. Se invece si trattava di un giocattolo o di un altro svago, lo mettevano in comune, oppure se lo davano e ridavano reciprocamente, senza distinguere tra tuo e mio. Se lo davano l'uno per la sua condotta con l'aria di non rendere giustizia all'altro, questi era al tempo stesso contento e fiero che si incoraggiasse e carezzasse il gemello. E si metteva anche a lui a coccolarlo e a encomiarlo. Insomma, era fatica sprecata volerli dividere di spirito o di corpo, e dal momento che non si ha affatto piacere a contrariare i figli ai quali si vuole bene, anche quando è per il loro vantaggio, si lasciò ben presto che le cose andassero come Dio voleva. Ovvero, quei piccoli espedienti divennero un gioco al quale i gemelli non abboccavano più. Si erano fatti scaltri, e perché li lasciassero tranquilli, qualche volta fingevano di litigare e di picchiarsi. Ma non era che uno scherzo, e nel rotolarsi l'uno sull'altro stavano ben attenti a non farsi male.
e se qualche curioso si stupiva di vederli battibeccare, si nascondevano a ridere di lui, e li si sentiva ciangottare e pigolare insieme come due merli sullo stesso ramo. Nonostante la grande somiglianza e l'affetto straordinario, il buon Dio, che non ha fatto nulla di assolutamente identico in cielo come in terra, volle che avessero un destino diverso. Allora ci si accorse che erano due creature ben distinte e assai diverse per temperamento. Tuttavia lo si vide solo alla prova dei fatti, prova che si presentò dopo la loro prima comunione. La famiglia di papà Barbò aumentava grazie alle due figlie maggiori che non mancavano di mettere al mondo dei bambini. Martin, il primogenito, un giovanotto bello e bravo, era soldato. I generi lavoravano sodo, ma non sempre c'era lavoro per tutti. Nel nostro paese ci sono state annate cattive che, sia per l'inclemenza del tempo e sia per le difficoltà del mercato, hanno scucito dalle tasche dei contadini più scudi di quanti ne abbiano fatti entrare. Di conseguenza, papà Barbò non poteva più permettersi di tenere presso di sé tutti quanti e dovette pensare a mettere i gemelli a servizio presso altri. Papà Caillot de la Priche si offrì di prenderne uno per badare ai buoi, perché aveva una grande tenuta da far fruttare e i suoi ragazzi erano tutti troppo grandi o troppo giovani per quell'incombenza. Mamma Barbò provò il più vivo dispiacere quando ne sentì parlare per la prima volta. Si sarebbe detto che non avesse affatto previsto che qualcosa di simile potesse capitare ai suoi propri gemelli, anche se quel pensiero l'aveva tenuta in apprensione fin dal loro primo giorno di vita. Tuttavia, essendo sottomessa al volere del marito, non trovò da ridire. Del resto, anche il padre era preoccupato e preparò la cosa alla lontana. All'inizio i due gemelli piansero e passarono 3 giorni tra prati e boschi senza farsi vedere che all'ora dei pasti. Non rivolgevano la parola ai genitori e se veniva loro chiesto se avessero pensato a obbedire, non rispondevano nulla. Ma quando erano insieme, non facevano che parlarne. Il primo giorno non smisero di dolersi l'un l'altro, tenendosi per il braccio, come se avessero timore che qualcuno venisse a separarli di forza. Ma papà Barbò non l'avrebbe fatto mai, aveva la saggezza del contadino, che è fatta metà di pazienza e metà di fiducia nell'opera del tempo. Così l'indomani, vedendo che nessuno li tartassava e che al contrario contavano su di loro, perché alla fine diventassero ragionevoli, i gemelli si sentirono più intimiditi che se si fosse ricorso a minacce e castighi. Dopotutto bisognerà arrendersi, disse Landry. C'è però da decidere chi andrà, perché questo l'hanno lasciato a noi e papà Caillot ha detto che non poteva prenderci entrambi. Che mi importa se parto o resto, proruppe Sylvine, dal momento che dovremo lasciarci. Non penso tanto al fatto di andare a vivere altrove. Se fossi con te, mi abituerei presto a stare fuori di casa. Fai presto a dirlo, riprese Landry. Ma quello di noi che resterà con i genitori avrà più conforto e meno disagi di chi non vedrà più né il gemello, né il papà, né la mamma, né l'orto, né il bestiame, né tutto ciò che gli faceva piacere. Landry si esprimeva in modo assai risoluto, ma Sylvine riprese a piangere perché non aveva la determinazione del fratello e l'idea di perdere e di lasciare tutto in una volta gli causava tanta pena che non poteva frenare le lacrime. Anche Landry piangeva, ma non altrettanto e non nello stesso modo, perché pensava sempre ad addossarsi il dolore più grande e voleva rendersi conto di quanto il fratello fosse in grado di sopportare per risparmiargli tutto il resto. Capiva che Silvine aveva più paura di lui di andare ad abitare in un luogo forestiero e di sottomettersi a una famiglia che non era la sua. Ascolta, fratello, gli disse, se riusciamo a decidere di separarci, è meglio che sia io ad andarmene. Sai bene che sono un po' più forte di te e che quando siamo malati, e accade che lo siamo quasi sempre insieme, la febbre sale più a te che a me. Dicono che forse moriremo se ci dividono, ma io non credo che morirò, ma non posso rispondere di te. Ed è per questo che preferisco saperti con nostra madre, che ti consolerà e ti curerà. Resta dunque, me ne andrò io. Non staremo affatto lontani l'uno dall'altro. Le terre di papà Caio toccano le nostre e ci vedremo ogni giorno. A me piace la fatica e mi distrarrà. Visto poi che soccorrere meglio di te, farò prima a venirti a trovare appena avrò finito la mia giornata.
Tu, che non avrai granché da fare, farai una passeggiata per venire a vedermi lavorare. Sarò meno in ansia al tuo riguardo che se tu fossi fuori e io a casa, perciò ti chiedo di restare. Capitolo 3. Silvinè non ne voleva sentir parlare. Benché dei due fosse il più teneramente legato al padre, alla madre, alla piccola Nanette, si disperava per la responsabilità che lasciava al fratello. Dopo che ebbero discusso a lungo, tirarono a sorte. E il filo di paglia più corto toccò all'Andrì. Silvinè non fu soddisfatto e volle riprovare a testa o croce con una grossa moneta. Venne tre volte testa per lui. Toccava sempre all'Andrì partire. «Vedi bene che lo vuole il destino», disse l'Andrì. «E sai che non bisogna contrastarlo». Il terzo giorno Silvinè piangeva ancora. Ma l'Andrì aveva ormai gli occhi asciutti. All'inizio il pensiero della partenza lo aveva angustiato, forse ancora più del fratello, ma a forza di pensare al proprio dolore lo aveva consumato più in fretta e se n'era fatto una ragione. Mentre Silvinè, perso nella sua disperazione, non aveva avuto la forza di rassegnarsi, così che Landry era ben deciso a partire e Silvinè non era ancora pronto a vederlo andar via. Inoltre Landry aveva un po' più di amor proprio. Si erano sentiti ripetere tante volte che non si sarebbero mai stati che la metà di un uomo se non si fossero abituati a stare separati, e Landry, che cominciava a provare l'orgoglio dei suoi 14 anni, voleva dimostrare di non essere più un bambino. Fin da quando erano andati per la prima volta a cercare nidi in cima agli alberi, era sempre stato il primo a persuadere e a trascinare il fratello. Anche questa volta riuscì dunque a tranquillizzarlo e la sera, rientrando a casa, annunciò al padre che lui e il gemello, sottomessisi al dovere, avevano tirato a sorte, col risultato che toccava a lui, Landry, andare a badare ai buoi della Prisci. Papà Barbò prese i figli sulle ginocchia, benché fossero già grandi e robusti, e parlò loro in questo modo: «Ragazzi miei, avete ormai l'età della ragione, lo capisco dalla vostra obbedienza e ne sono contento. Non voglio sapere chi ha ceduto per primo, ma Dio lo sa. E lo benedirà per aver ben parlato, così come benedirà l'altro per avere bene ascoltato». E su quelle parole condusse i gemelli dalla madre perché si complimentasse con loro. Ma mamma Barbò faceva tanta fatica a trattenere le lacrime che non seppe dire nulla e si accontentò di abbracciarli. Papà Barbò, che non era uno sciocco, sapeva quale dei due gemelli aveva più coraggio e quale era più legato all'altro. Non volle perciò lasciar raffreddare la buona volontà di Silvinè, già che vedeva che Londrina era ben saldo nella sua decisione e che solo il dispiacere del fratello avrebbe potuto farlo crollare. Svegliò dunque Landry prima dell'alba, avendo cura di non scuotere Silvinè che gli dormiva accanto. «Andiamo, piccolo», gli disse a bassa voce. «Bisogna che partiamo per la Prisci prima che tua madre ti veda. Sai bene che se ne dà pena e dobbiamo risparmiarle gli addii. Ti condurrò io dal tuo nuovo padrone e ti porterò il fagotto». «Non posso salutare neppure mio fratello?» chiese Landry. «Me ne vorrà se vado via senza avvertirlo. Se si sveglia e ti vede partire, si metterà a piangere. Sveglierà vostra madre vedendovi afflitti piangerà ancora più forte. Andiamo, Landry, sei un ragazzo generoso e non vorresti certo farla ammalare. Compi il tuo dovere fino in fondo, figlio mio. Parti facendo finta di nulla. Non più tardi di questa sera ti condurrò tuo fratello, e visto che domani è domenica, verrai a trovare tua madre, appena sarà giorno». Landry si fece coraggio e varcò la porta di casa senza voltarsi indietro. Mamma Barbò non era così profondamente addormentata, né così tranquilla da non udire quello che il marito diceva a Landry. La povera donna capiva le sue ragioni e non si mosse, contentandosi di scostare un po' le cortine del letto per vedere uscire il figlio. Ne ebbe il cuore così grosso che si precipitò fuori dalle coltri per andare ad abbracciarlo, ma si fermò davanti al letto dei gemelli vedendo Silvinè che dormiva ancora della grossa. Il meschinello aveva pianto tanto per 3 giorni e 3 notti che ne era stremato e doveva avere anche un po' di febbre perché si girava e rigirava sul cuscino mandando gran sospiri e gemiti senza destarsi. Innanzi al solo gemello che le restava, mamma Barbò non poté fare a meno di dirsi che era quello che avrebbe visto andar via con maggior afflizione. Dei due era indubbiamente il più sensibile,
sia che avesse il carattere meno forte, sia che Dio nelle sue leggi di natura avesse decretato che quando due persone si vogliono bene, per amore o per amicizia, ve ne sia sempre una che dia il proprio cuore più dell'altra. Papà Barbot aveva un briciolo di preferenza per Landry, perché faceva più caso al lavoro e al coraggio che alle carezze e ai riguardi, ma la madre aveva quel pizzico di predilezione per il più garbato e coccolone che era Sylvinet. Ed ecco che si mette a osservare il povero ragazzo pallido e disfatto, dicendosi che sarebbe proprio una gran pena metterlo già a servizio, che il suo Landry ha più stoffa per sopportare la fatica e che, d'altra parte, l'affetto per la madre e per il gemello non lo opprime al punto di rischiare di ammalarsi. È un ragazzo che ha molto a cuore il proprio dovere, pensava, e tuttavia, se non fosse un po' duro di animo, non sarebbe partito come ha fatto, senza tentennamenti, senza voltare la testa e versare neanche una misera lacrima. Il mio Landry è proprio un ragazzo fatto. Non chiede che di vivere, muoversi, lavorare e cambiare di posto. Questo invece ha il cuore di una fanciulla, così tenero e dolce che non si può fare a meno di amarlo come la pupilla dei propri occhi. Così ragionava tra sé mamma Barbot, mentre riguadagnava il proprio letto, dove tuttavia non ritrovò il sonno, mentre papà Barbot conduceva Landry per prati e pascoli verso la Priche. Quando furono su una piccola altura, discesa alla quale non si sarebbero più visti gli edifici della Cosse, Landry si fermò e si volse indietro. Gli si gonfiò il cuore e sedette sulle felci, non potendo fare un solo passo. Il padre finse di non accorgersi e proseguì la marcia. Ma dopo un po' lo chiamò con dolcezza, dicendogli: «Si fa giorno, Landry, spicciamoci se vogliamo arrivare prima che spunti il sole». Landry si alzò e, poiché si era ripromesso di non piangere davanti al padre, ricacciò le lacrime che gli salivano agli occhi, grosse come piselli. Fece finta che il coltello gli fosse scivolato dalla tasca e arrivò alla Priche senza aver mostrato la propria afflizione, che pure non era lieve. Capitolo 4. Quando papà Caillot vide che gli portavano il gemello più forte e diligente, fu ben contento di accoglierlo. Sapeva che la decisione non doveva essere stata indolore e, siccome era un brav'uomo, un buon vicino e un ottimo amico di papà Barbot, fece del proprio meglio per lodare e incoraggiare il ragazzo. Ordinò che gli portassero subito la minestra e un sorso di vino per fargli coraggio, perché non era difficile capire che soffriva. Poi lo condusse con sé a impastoiare i buoi e gli mostrò come si faceva. In realtà Landry non era un novellino, perché anche il padre ne possedeva una bella coppia e lui, avendoli spesso aggiogati, li sapeva guidare alla perfezione. Appena vide i grossi buoi di papà Caillot, i meglio tenuti, i più nutriti e della miglior razza di tutto il paese, si sentì solleticato nell'orgoglio che animali tanto maestosi fossero soggetti al suo pungolo. Ed era anche contento di poter mostrare che non era né maldestro né pigro e che non aveva nulla da imparare. Il padre non mancò di fare valere le sue doti e, quando fu il momento di partire per i campi, tutti i figli di papà Caillot, ragazzi e ragazze, grandi e piccini, andarono a baciare il gemello. E la bambina più piccola legò nastri e un ramo fiorito al suo cappello, perché il suo primo giorno a servizio era una festa per la famiglia che lo accoglieva. Prima di lasciarlo, il padre gli tenne un fervorino alla presenza del nuovo padrone, raccomandandogli di accontentarlo in ogni cosa e di avere cura del bestiame come se fosse stato quello di casa sua. Dopodiché, avendo promesso che avrebbe fatto del proprio meglio, Landry andò ad arare, dando prova di fermezza e di buona lena per tutto il giorno. Tornò con un fiero appetito, perché era la prima volta che lavorava tanto duramente, e un po' di fatica è il rimedio sovrano contro ogni dolore. Ma le cose andarono peggio per il povero Sylvinet, rimasto alla gemellara. Bisogna sapere che la casa e le proprietà di papà Barbot, situate nel borgo della Cosse, avevano preso quel nome dopo la nascita dei due figli, e anche perché, qualche tempo dopo, una domestica aveva messo al mondo una coppia di gemelle che non erano sopravvissute. E poiché la gente di campagna è famosa per dare nomignoli e soprannomi, alla casa e alle terre era stato appioppato quello di gemellara. E ovunque si mostrassero Sylvinet e Landry, i bambini non perdevano l'occasione di gridare: «Ecco i gemelli della gemellara!» C'era dunque
Una grande tristezza quel giorno alla gemellara di papà Barbò. Appena Silvine si fu svegliato, non vedendo accanto a sé il fratello, intuì la verità, ma non poteva credere che Landry fosse partito senza dirgli addio, e nel suo dolore se la prendeva con lui. «Che gli ho fatto?» diceva alla madre. «In cosa ho potuto scontentarlo? Ho sempre accondisceso a tutto quello che mi ha consigliato di fare, e quando mi ha raccomandato di non piangere davanti a te, mammina, io mi sono trattenuto dal farlo, fino a farmi scoppiare la testa. Mi aveva promesso che non se ne sarebbe andato senza prima parlarmi e infondermi coraggio, e senza fare colazione insieme in cima alla canapaia, dove andavamo sempre a chiacchierare e a giocare. Volevo essere io a preparargli il fagotto, e volevo anche dargli il mio coltello, che è migliore del suo. E hai dunque fatto il fagotto ieri senza dirmi nulla, mamma? Sapevi che voleva andarsene senza salutarmi?» «Ho eseguito il comando di tuo padre», rispose mamma Barbò, e per consolarlo gli disse tutto quello che le venne in mente. Il ragazzo non volle ascoltarla, e solo quando vide che anche la madre piangeva, si mise ad abbracciarla e a chiederle perdono di aver accresciuto il suo dolore, promettendole che sarebbe restato con lei per ripagarla. Ma appena lei lo lasciò per le incombenze del pollaio e del bucato, Silvine si mise a correre verso la Prisce senza neanche badare a dove andava, lasciandosi portare solo dall'istinto, come il colombo che vola dietro alla colombella senza pericolo di sbagliarsi. Sarebbe arrivato fino alla Prisce se non avesse incontrato il padre che ne ritornava e che lo prese per mano per ricondurlo a casa. «Ci andremo stasera», gli disse papà Barbò. «Non bisogna distrarre tuo fratello sul lavoro, il suo padrone non ne sarebbe contento. D'altra parte la mamma sta in pena e io conto su di te per consolarla». Capitolo 5. Silvine tornò ad attaccarsi alle sottane della madre, come fosse ancora un bambino. Non la lasciò per tutta la giornata, parlandole in continuazione di Landry, perché non poteva fare a meno di pensare a lui, nel passare per tutti gli angoli e i posti dove di solito stavano insieme. La sera andò alla Prisce col padre, che volle accompagnarlo. Silvine era fuori di sé al pensiero di riabbracciare il fratello gemello e non era riuscito a cenare, tanto non vedeva l'ora di partire. Sperava che Landry gli venisse incontro e si immaginava di vederlo correre verso di lui, ma Landry, benché ne avesse voglia, non si mosse. Temeva che i giovani ragazzi della Prisce si prendessero gioco di lui per quell'amicizia da gemelli, che veniva considerata una specie di malattia. E così Silvine lo trovò a tavola che mangiava e beveva, come se avesse passato tutta la vita presso la famiglia Caillot. Tuttavia, appena Landry lo vide entrare, sentì il cuore balzargli dalla gioia e se non si fosse trattenuto avrebbe rovesciato tavola e panchetto per accorrere prima ad abbracciarlo. Ma non osò farlo, perché i suoi padroni lo guardavano in modo strano, provando gusto a osservare quell'affetto del tutto insolito, un fenomeno di natura, come diceva il maestro del paese. Così, quando Silvine andò a gettarsi tra le sue braccia e lo baciò tra le lacrime, stringendosi a lui come l'uccellino che nel nido si preme al fratello per riscaldarsi, Landry ne fu infastidito a causa degli altri, anche se non poteva fare a meno di esserne contento in cuor suo. Voleva però mostrarsi più ragionevole del fratello ed in tanto gli faceva cenno di controllarsi, cosa che stupiva e irritava molto Silvine. Papà Barbò si era intanto messo a chiacchierare e a bere un paio di sorsi con papà Caillot, e i gemelli uscirono insieme, già che Landry voleva manifestare il suo affetto e le sue tenerezze al fratello senza farsi vedere. Ma gli altri ragazzi li osservarono da lontano, e persino la piccola Solange, maliziosa e curiosa come un fringuello, li seguì a piccoli passi fino al boschetto di noccioli, ridacchiando come una scioccherella quando quelli la notavano, ma non desistendo affatto perché si aspettava di vedere qualcosa di insolito, senza peraltro sapere cosa ci si potesse aspettare di straordinario nell'amicizia di due fratelli. Anche se si era stupito dell'aria tranquilla con la quale il fratello lo aveva ricevuto, Silvine non pensava certo fargliene un rimprovero, tanto era contento di trovarsi con lui. L'indomani, Landry, che poteva disporre di sé, visto che papà Caillot gli aveva dato libertà dal lavoro,
Partì di buon mattino convinto di sorprendere il fratello a letto, ma Silvine, che pure era il più dormiglione dei due, si svegliò nel momento stesso in cui Landry superava la cinta del frutteto e corse fuori a piedi nudi, come se qualcosa gli avesse detto che il fratello si stava avvicinando. Per Landry fu una giornata di perfetta letizia. Rivedeva con gioia la casa e la famiglia, sapendo che non vi sarebbe ritornato tutti i giorni e che quell'occasione era per lui come una ricompensa. Silvine si scordò ogni pena fino a metà giornata. A colazione si era detto che avrebbero pranzato col fratello, ma quando il desinare fu terminato, pensò che la cena sarebbe stato l'ultimo pasto insieme e cominciò a sentirsi inquieto e a disagio. Colmava il fratello di carezze e premure. Gli dava i bocconi migliori, la crosta del suo pane, il cuore dell'insalata, e poi si preoccupava degli abiti e delle scarpe, come se Landry avesse dovuto andare molto lontano e come se fosse da compatire, senza sospettare che dei due era lui quello da compiangere, perché era il più afflitto.